Ufficiali, 32 vittorie, 32 pareggi, 16 sconfitte. L'eterna sfida tra Livorno e Pisa fa registrare questo bilancio estremamente favorevole ai labronici. Le prime gare risalgono all'inizio del Novecento, ma la rivalità cresce in maniera esponenziale negli anni 60 e negli anni 70, quando i protagonisti sono Romoletto Graziani, Mondello e Vitulano da una parte, Di Prete e Barbana dall'altra. Sfide che regalano sensazioni uniche e irripetibili, che alimentano la rivalità tra le tifoserie e offrono spettacolo sugli spalti. Nel 1996 il derby torna dopo oltre 17 anni e in quella stagione le due formazioni si dividono equamente la posta, sia a Livorno che a Pisa. Dal 99 comincia però il dominio di Protti e compagni, che in tre stagioni metteranno insieme 5 vittorie e un pareggio. Si comincia nel settembre del 99, Baraldi apre le marcature, ma Protti sul rigore e Caruezzo ribaltano la situazione e accendono la festa del popolo livornese. Il ritorno finisce in parità con reti di Carruezzo e Varricchio, ma quello è e rimarrà il derby dell'espulsione di Protti. L'anno successivo, la prima gara all'Armando Picchi è un monologo del Livorno. Alessi, Ninkeri e Lorenzini firmano un 3-0 spumeggiante. Quella di ritorno è la famosa gara dei seggiolini. Il Livorno passa con Protti sul rigore. I tifosi nerazzurri cominciano una dura contestazione nei confronti della loro squadra. Poi Costanzo si vede parare un rigore da Ivan e a quel punto le intemperanze dei tifosi pisani portano alla sospensione e alla vittoria a tavolino per la squadra di Iaconi. L'anno dopo è quello del ritorno in B degli Amaranto, che dominano entrambi i derby. Il primo finisce 2-0 con le reti di Protti e Alteri. Nel secondo il Livorno espugna l'Arena, segna Doga, pareggia Guariniello, poi Melara e il solito Protti fanno gioire i sostenitori labronici. Gli ultimi due derby risalgono alla stagione 2008-2009. Il Livorno sale nella massima serie, ma nel confronto con i cugini soffre terribilmente. In casa finisce 1-1, all'Arena arriva una sconfitta per 2-1 che mancava da oltre 30 anni. I derby, al di là delle nuove rivalità e dei campionati diversi, rimangono comunque le gare più suggestive, quelle più affascinanti, quelle che hanno uno spazio speciale nel racconto dei 100 anni di storia amaranto.
You say space will make it better and time will make it heal. Ci sono foto ed immagini che ci fanno comprendere che cosa sia un derby, foto e immagini che arrivano da ogni parte del mondo e che ci spiegano come nel calcio, nel basket e in molte altre discipline l'idea e il concetto di derby si costruisce sulle tifoserie che si trovano faccia a faccia, sostengono le rispettive squadre, gioiscono e imprecano per vittorie o sconfitte. Venendo in Toscana, gli archivi di Granducato TV sono una miniera d'oro di queste immagini, ad esempio nel basket per le sfide mozzafiato tra Libertas e Pallacanestro Livorno e naturalmente per la lunga storia dei confronti calcistici tra Livorno e Pisa. Ebbene, ogni frame di quei filmati ci propone il frastuono, l'esultanza, i cori e gli sfottò dei tifosi come riferimenti essenziali di uno scenario unico. Senza questo non c'è derby, è bene che lo capiscano tutti, ci saranno due squadre che in condizioni ambientali diverse, più o meno favorevoli, giocheranno per la vittoria e per i propri interessi di classifica, ma quelle due squadre non potranno pensare di giocare un derby.